Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata di Canzoni d'autore che, come tutte le settimane, dico sempre la stessa cosa, è sempre piena di ospiti, di novità, di musica, di canzoni e di allegria. In questa puntata, come già successo in un'altra passata, mi è tornato a trovare il mio gruppo di A Spasso per Roma. Però c'è una sorpresa. L'altra volta eravamo in una formazione tutta maschile, perché lei stava nelle sue tournée teatrali in giro per l'Italia, invece oggi è ritornata qui con noi e ci accompagnerà quest'estate per tutto il tour di A Spasso per Roma. E lei è bella, brava, ha una bella voce, è una grande attrice ed è Francesca Nunzi. Grazie, tutte queste cose, grazie. Tutte queste cose in una donna, beh, guarda, bella. Si vede subito, guarda, io ti sto guardando lì sul monitor e sei veramente splendida, brava, l'ho appurato vedendoti al teatro e sentendoti cantare, quindi che dire. Ma anche tu sei, noi siamo poi una formazione tutta romana, tranne Mandolino che è un po' più spostato, un po' ma più laziale, poco, ma di poco, dai. Di poco, no? Perché sì. Mandolino è di Vetralla, è di Vetralla, naturalizzato romano. Però tutti noi siamo romani al 100%, tanto è vero che tu andiamo a spasso per Roma. Io infatti non vedevo l'ora di fare un giro per Roma con voi. Dico sempre, siamo rimasti in pochi. È vero. Sfruttiamoci. Ma però qui siamo un pochi ma buoni, perché c'è Marco Petriaggi che ha scritto insieme a me e a Francesca questa commedia, che poi è un testo che serve a legare tutte queste canzoni romane popolari e poi tanti inediti che abbiamo scritto con Marco. Poi c'è Vezio Bacci al contrabbasso e poi c'è Giuseppe Leoni al mandolino. Detto dentro la commedia, mandolino, pensa un po' che fantasia che abbiamo, no? Perché come potremmo chiamarlo? Però lui suona pure il violino ogni tanto. E quindi? E lo chiamiamo sempre mandolino. Ah, però, vabbè, pure non cambia, non cambia. Pure suona pure il pianoforte però. Sì. Ma lo chiamiamo sempre mandolino. È un uomo banda. Sì, lo chiamiamo sempre. E quindi Francesca, pure da bambina tu hai cominciato, mi dicevi, da bambina con tua mamma che girava per casa, passava lo straccio e ti cantava queste canzoni belle. Beh sì, belle, una tradizione romana, nonna cantava sempre Nina se voi dormite. Nina se voi dormite, che abbiamo fatto in un'altra puntata, sai, so, con lo Marco. Lo so, poi San Giovanni, e insomma, tante tutte le canzoni romane, quindi insomma, ci sono un po' cresciuta. Poi un po' più grandino ho cantato alla posta da Meo Patacca, quindi insomma ecco, più ecco. Alla posta da Meo Patacca. E quindi le so un po' tutte. Ma ce n'è una? Ce n'è una che mi piace moltissimo e che ci ho sempre avuto un dubbio, perché non si capisce se si intitola Serenata a Ponte o Il Chiodo. Perciò se per favore mi aiutate a levarmi questo chiodo. Vogliamo staccare questo chiodo? Io direi. E proviamo, dai. Una volta v'ho veduto solamente, ma v'ho pensato sempre, ve lo giuro. E come un chiodo appiccicato al muro, così me state voi dentro la mente. Dentro la mente. Più pace da quel giorno in poi,
più dico le scioglie e più me leggo. Per voi io soffro tanto, piango e prego. Un bacio alla Madonna e cento a voi. E cento a voi. Ma sì, ci avete il cuore che va somiglia al viso. Stella de paradiso, non me negate, non me negate. Friccico paradiso, non me negate, non me negate. Friccico d'amore, ah sì. Bravi voi, però però io adesso me ne devo andare. Ma dove vai, Francesca? Cose mie. No, cose mie, lo sapete, però tu ma... mi devi aspettare, lo vabbè, sai. Io ti aspetto, dai. Ma dove stai? Pure te mi devi aspettare. Ma io ti aspetto tutta la vita. Ecco, bravi, aspettatemi. Tutta la vita l'aspetto. Senti, lo sai perché fa così? Perché sta ricordando un pezzo della commedia. Sì. Quando noi ci vediamo al bar del... dove lei ci ha dato appuntamento e noi aspettiamo, io arrivo, tu già stai lì e io ti dico: oh, ma tu che sei a far là? Beh, io ci avrei un appuntamento. Ah, ecco, ma pure io. Sì, ma io c'avevo un appuntamento con Francesca. Con Francesca. Con Francesca. Con Francesca. Ma pure io. Pure te. Vabbè, ma il mio era alle 8:15 in punto. Il mio è 8:30, ma mo se sono fatte le 9. Ti ha dato buca. A me mi ha dato buca, perché a te no. Ti ha dato buca. Vabbè, mi ha dato buca, anche a te ma no. Che fai? Che famo? Aspettiamo che arriva, arriverà mo prima o poi. Vabbè, ma c'è tipo, ma dove ti ha dato sta puntata? Al bar della buca. Al bar della buca. A te? Ma ha dato pure a me al bar della buca. Ma... al bar della buca. Ma può vedere che questa niente ci vuole far capire qualcosa. Guarda. Ma chiaro, no? Che la volevo far capire che sono indecisa. Ah sì, sei indecisa. Non so con chi uscire, perché voglio bene a tutte e due, non vorrei fare un torto né all'uno né all'altro. Capito, Francesca, ma così ci fai sta male a tutte e due. Io sto male, lui sta male. E allora che famo? Famo un po' per uno. Famo un po' per uno. Sì, vabbè, arrivato. Mo tu esci il giorno con lui, il giorno con me, come sì, una sera sto male io, una sera sta male lui, va bene, va bene. E allora ci esco io? Sì, vabbè, ci esco io semmai. No, ci esco io. A Francia, esci con me? Boni, famo che usciamo tutte e tre, e poi ci pensiamo. Tre. Facciamoci una bella passeggiata a spasso per Roma. Per le strade di Roma. E ogni vicolo di Roma. E dai, andiamo. E poi ci pensiamo. E vai, dai. Ogni strada, ogni vicolo di Roma, tu lo senti parlare di sé. Ti racconta una vita e una storia. Tu cammini e l'ascolti perché ogni strada, ogni vicolo di Roma ha una voce.
voce che parla di sé. È una madre, un furfante, una suora, una ragazza, un signore, un bebè. Ogni strada, ogni vicolo di Roma ha un profumo, ogni un vento che odora di fiori e di viole, di sugo e polpette, di rose e rosette, di pasta e fagioli. Che si non te sbrighi e non sali se la magna papà. Strada, ogni vicolo di Roma, tu lo senti cantare con te. Tra le note una vita e una storia, tu cammini e l'ascolti perché. Ogni strada, ogni vicolo di Roma, ha una voce che parla di sé. È un vecchietto, un onesto e una sola, una gattara, un micetto e un bignè. E ha un profumo di un vento che odora di fiori e di viole, di sugo e polpette, di rose e rosette, di pasta e fagioli. Che se non te sbrighi e non sali, sta pasta e fagioli se la magna papà. Bella, ci divertiamo a spasso. Ci divertiamo a spasso. Speriamo che i teleascoltatori, i telespettatori ci verranno a trovare sia nelle piazze e sia nei teatri. E nei teatri. E è stato veramente un piacere avere la formazione qui al completo e io la rivoglio presentare. Voglio partire, questa volta invertiamo tutto, facciamo sì, tutto al contrario. Partiamo dal contrabbasso, Vezio Bacci. E vi faccio un bel applauso. Ti meriti proprio l'applauso, come dice. Poi c'è Giuseppe Leoni, detto Mandolino. Ma quando suona il violino lo chiamiamo Mandolino. Sì, e poi c'è Marco Petriaggi che suona la chitarra, canta, recita insieme a me. E poi c'è Francesca Nuzzi, bellissima, brava, che canta, recita anche lei, non suona. No. L'unica cosa che fa è che no, non suoni. No. C'ha le nacchere, eh? C'ha le nacchere. Ah, ecco, allora gli diamo le nacchere, sì, le nacchere. E poi il grande. E poi ci sto io, Stefano Borgia, che mi chiamo Stefano Borgia. Che io rimango qua, loro continuano il loro giro, Marco torna a fare gli arrangiamenti in studio e poi ci rivediamo per lo spettacolo. Vezio Bacci ritorna al suo contrabbasso. Tu ancora stai facendo una parte finale del tuo tour. Mandolino ritorna al mandolino. Vi lascio per le vostre estate. Francesca, grazie di essere venuta a trovare. Le posso dare un bacio? Beh, direi. E Marco, io ti stringo la mano. Noi ci vediamo per tutte le altre nostre cose. Un saluto a tutti i telespettatori. Grazie. A spasso di Roma. E canzoni d'autore non si ferma qui, continua con altri ospiti, con altre sorprese. E un abbraccio a tutti da Stefano Borgia. Ci vediamo alla prossima, sempre qui su questo canale a Mille Voci 2016. Ciao a tutti. Ciao.